Oggi parliamo di un cult musicale con Carlo Verdone e Claudia Gerini. Non so voi, ma io sono pazzo di Iris Blonde. Per la prima volta, Iris Blonde and... The Freezer. Avvertimelo. La produzione insistette per far uscire il film a Natale, anche se Verdone non era poi così convinto dell'etichetta film panettone. In ogni caso, Sono pazzo di Iris Blonde piacque molto anche alla Miramax, che lo fece uscire all'Angelica Theater di New York e come DVD sul mercato americano, cosa più unica che rara per un film italiano non segnalato agli Oscar. Mi rifai l'occhio di Jacqueline? Adesso, ma dai! L'occhio di stamattina, che faccia? No, mi si squaglini sui gelati, dai! Ti prego. Monsieur le directeur te demande. Inizialmente il titolo doveva essere Sono pazzo di Iris Love, solo che Iris Love era il vero nome di un'archeologa americana che minacciò una causa milionaria. Che dici di Iris Dream? Beh, ma non ci possiamo mettere a pensare ai nomi alle due di notte, dai. Si dovette così cambiare il titolo. Si pensò a Iris Blue, Iris Gold, Iris Song. E alla fine si decise per Iris Blonde, nome che obbligò Claudia Gerini a tingersi i capelli di biondo. Iris Cream? Sì, Iris Cream. Iris Coffee e poi apriamo l'Iris Bar. Dovete sapere che questo è uno dei film che Verdone ama di più, anche perché ci sono le atmosfere nordiche che a lui piacciono molto, come la pioggia o il cielo grigio. Nessuno si sarebbe arrischiato a girare in Belgio una commedia italiana. Per giorno posso non pensarti. Ma lui lo fece proprio perché sentiva suo il tono di quei luoghi. Oltre che a Bruxelles, le riprese vennero effettuate anche ad Anversa, Charleroi e Waterloo. Ah, prego, entro, ti do un caffè. No, grazie. Non... Un buon caffè, un quandro, un per noi. Gli andano a mettere in cerimonia, qua a Charleroi siamo tutti italiani, una grande famiglia, brava! Il personaggio di Iris Blonde è ispirato alla cantante Vanessa Daou, ma per Verdone non fu facile trovare un'attrice che sapesse cantare con quello stile. Love you, the liar. Si convinse solo quando Claudia Gerini gli mostrò una videocassetta in cui cantava un pezzo blues. Per quella parte era perfetta e in seguito, infatti, vinse anche il premio Flaiano come miglior attrice protagonista. My name is Iris Blonde. La voce di Iris Blonde è quindi quella di Claudia Gerini. Ma quando canta Carlo Verdone, la voce non è la sua, ma quella del cantautore Andrea Chimenti. Nel nostro cult c'è anche un altro personaggio musicale, l'esistenzialista Marguerite. Nel film la fanno sembrare molto più vecchia di Romeo. Che noia dormire tutta sola in quel lettone! Ma in realtà l'attrice che la interpreta, Andrea Ferreol, ha solo 3 anni più di Verdone. Vai a giocare fuori, che mamma e papà vogliono stare un po' da soli, vogliono coccolarsi! Proprio Verdone ha rivelato sulla sua pagina Facebook una chicca su Iris Blonde. Io sono un collezionista, che ti credi? Vado a farci vedere una bella cosa, aspetta, ai cannei! Bella senza trucco! Da grande appassionato di musica, il regista romano aveva fatto realizzare anche il lato B del finto 45 giri che nel film rese famoso Romeo. Eccolo qui. Un dettaglio raffinato che venne poi tagliato in fase di montaggio. Pronto, Ciro? Sorenzo, tieniti forte. Sai chi ci sta qua davanti a me? Romeo in persona! Bene, è giunta l'ora di gustarsi per l'ennesima volta un cult come Sono pazzo di Iris Love. Non tornisci mai me! No. Iris Blonde, no cause, please, because we no money and nothing. Sì, ti voglio duro, capito? Vabbè. Ci sei, ma è come se non ci fossi. Beh, la che cazzo ci sta a fare, scusa. Ma no, ma perché non capisci mai? Dai!